Ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Oggi Tides and Action Game, come da titolo, è uno dei giochi che, ve lo dico, oggi potrei piangere dalla nostalgia. Credo che sia il gioco a cui sono più legato di tutti e sono convinto che lo finiamo oggi perché dura bene o male un'ora, un'ora e mezza, completamente, anche al 100% volendo. Entertainment software game. Ah, questo per me è il paradiso. Nuova, anzi, opzioni perché c'è. Questo è la versione italiana e ci sono i doppiatori del film. Oh, salve! Salve a lei, Anch'io signor mi voglio professore. Livello di difficoltà, io metterei Grazie. normale. Eliminiamo il Non che a livello di difficile difficoltà. sia difficile, ma non ci sono i tutorial e sono interessanti perché c'è Telltale che li fa. Oh, no. Diffusione suono? No, musica Allora completa media ascolteremo un po' di disattiva. musica. Che cazzo di opzioni sono queste? Nuovo gioco, cominciamo subito e skippiamo ovviamente tutti i filmati come non ci fossero domani. È un platform, come la tradizione della Disney di quegli anni. Eccola, qua c'è la nostra amica Terk che ci darà aiuti nel corso del gioco. Le banane sono buone, fanno bene. Se stai perdendo le forze, mangiane qualcuna per recuperare energia. Va bene, addio Terk. Ah, così va Ah, meglio. così va meglio. E allora, questa è il mio coltello. Sono diventati frasi meme della mia vita. Oh sì, il frutto che allunga. Tanto suona male. E possiamo fare questa animazione, che tra l'altro, se non sbaglio, hanno riciclato tantissimo, proprio uno a uno, nei videogiochi di Atlantis, che è sempre della Eurocom. Si possono lanciare i frutti per uccidere gli animali? Chissà perché Tarzan dovrebbe farlo, in realtà, visto che la giungla è la sua. Questa è uno... Un pilastro dei giochi Disney di quel tempo, ovvero le lettere del nome che danno i filmati. C'è il tiro alto e il tiro basso. Dipende da dove vuoi mirare, fondamentalmente, cambia poco. E ci sono, come vedete, altri tipi di frutti. Questi credo facciano più male, questi fanno un'esplosione di granata e questi si frammentano in tanti pezzi. Utilità pressoché nulla, ma va bene. E qua c'è l'altro frutto che allunga. Quanto siamo lunghi? Di nuovo questa frase suona malissimo. I tucani io non sono convinto che siano nella zona giusta del mondo, però va bene. Il mio coltello. Questo mi sarà utile. Ah no, è vero, dice solamente quando è adulto. No, sono triste. Ah, i cosi del babbuino per il bonus. Se riuscirai a trovarle tutte e quattro, potrai esplorare un livello segreto. Ok. Segreto, adesso. Oh sì, l'antilope. Io non so Preso. perché ci sia un'antilope nella giungla, ma non fa niente. No, miro al 100%. Oggi si finisce al 100%. Questo gioco dura un'ora e mezza, ragazzi. Ok, Preso. abbiamo preso tutte le monete, tutte le lettere, manca un bonus, però manca l'ultimo, quindi potrebbe essere quello giusto. Infatti, è qua sopra. Ok, livello al 100%. È stato molto easy questo. Questa schermata per me è porno, io ve lo dico. Salviamo. È necessario un... Come cazzo è scritto? 7%. Arrampicarsi 0-1 come scimmie. E adesso c'è il livello... No, voglio andare La avanti. giungla è bellissima in questo periodo Sì, la dell'anno. giungla è Divertiti. bellissima. Fammi andare avanti, Jane. Il livello bonus permette di ottenere monete in più per avere più vite. Ogni 100 monete è una vita. È abbastanza semplice, però almeno ha senso. Ha senso a livello, a differenza dei livelli bonus di Aladdin. Oh, sì, la croce della giungla. Sono a tempo e se si prendono i frutti viola si allunga il tempo. Ma che bellezza questo. No, dove vai, Tarzan? Questa è la selezione dei livelli più basica che possa esistere, ma ci va bene. Arrampicarsi come scimmie. No, non avete visto niente. Quello non è un filmato. Come si usava il coltello? Con E... il cinghiale! Con L1. L1 e R1 era a fondo, ok. Povera rana. Madonna, le musiche di questo gioco sono incredibili. Tra l'altro qua, se non sbaglio, c'è la prima sezione di scivolata, che sono fighissime, se non fosse per il fatto che non si veda niente. Vabbè, ho fatto più danno che benefici. Basta! E qua possiamo... È buffo che non ci sia un tutorial. Possiamo, uno, abbassarci con il tasto giù e poi far crollare tutto. Ma abbiamo già metà vita. Quanto è difficile questo gioco? Il fatto che i nemici che all'inizio, quando tu sei bambino, siano piccoli è molto cute come cosa. Rompono il cazzo uguale, però. Scenda, signor Tarzan. Pensavo scendesse sotto. Spoiler, non scendeva sotto. Che poi mi dispiace un sacco farli esplodere perché sono carinissimi. Abbiamo la N, mancano solo le monete, mi sa. Sarà terribile prenderle con la scivolata visto che non si vedono in tempo, ma quelli sono dettagli. Ok, sono. Ma perché mi ricordo dove sono le monete dopo tutti questi anni? Non è possibile. Comunque il fatto che cambi prospettiva da 2D a 3D quando scivoli è un sacco figo. C'è stato dell'impegno. Divertiti nella giungla. A lei e famiglia. Oh, la cavallo della cicogna. Questo è... Non riuscivo mai a farlo da bambino. Si controllava... No, sì, ok, si continua a controllare malissimo questo. Dio mio, che guardala che bella la cicogna pelata. Come fai a dire di no alla cicogna pelata? Sfida del pelo di elefante. Ma guarda che belle imitazioni che hanno fatto comunque.
Au, qua c'era il coso, il rinoceronte, no, l'elefante, è uguale. I sassolini mi ricordano un sacco croc, felicissimo di saltare, come cosa, yasuu, cosu. L'aquile fanno un male boia, me lo ricordo. Ah, ho la, proviamo le granate poi, voglio vedere che effetto fanno. Evidentemente no, non ne ho granate. Cosa hanno di particolare questi? Forse fanno più danno? Ah, è qua il rinoceronte, però il rinoceronte piccoli, no. Eh no, eccolo il rinoceronte. Che ma... Giusto che il culo del rinoceronte fa male, per motivi. La testa la capisco, ma il culo no. Non è vero, ma pure rimbalzato. Splash! E quanto lontano vai, Tarzan, matto? Come si controlla questa zona, mio Dio? Ecco perché non riuscivo da piccolo. Perché non si controlla, spoiler. Cosa succede? Come faccio? Allora, se tocco il parasole per sbaglio... No, abbiamo finito, 100%. Adesso c'è fuga. Fuga, oh no, questo sarà terribile da fare. No, tutti i frutti c'erano. Tra l'altro non posso neanche fare come Brave, spammare il tasto per non entrarci. Qua se ci entri, ci entri. No, il tempo delle mele è finito. E addio, goodbye my lovers. Fuga, o stampede in inglese. Allora, calma, che qua sarà tragica la situa. In realtà si controlla abbastanza bene, fortunatamente, e devi fare poco se non correre. Però ci sono un sacco di vie bonus, cose magiche che non mi ricorderò assolutamente. Attenzione. No, rinoceronte. No, la morte. Ed vabbè. Beh, basta non prendere i checkpoint in realtà, o farsi catturare. Anche perché ho preso un'altra moneta. No, niente c'è. Vabbè, e questo livello lo lasciamo così. Spoiler. Peccato perché lo sto facendo tutto bene il resto. Che palle, mi gira tantissimo il cazzo. Ho perso una moneta. Ok, siamo fuggiti. 97% mi turba però. Diventare grande. Ecco, questo se non mi danno il copyright qua, non me lo danno più. Non è successo niente. In realtà mi dispiace non poter vedere i filmati, ma Twitch funziona così. Amici, credo sia crashato. E rifacciamo fuga. Va bene, e questo è il destino, anche perché non l'ho salvato. L'unica volta che non l'ho salvato è crashato. Non si blocchi, signor Tarzan. Ho preso la moneta però, quella è la cosa importante. Ecco, adesso non so come fare, vedi, quando c'è il trampolino. Ho preso tutto, perfetto, a posto, sistemato. Ma poi perché quella mi lancia la merda? Scusa, che cazzo ne posso io? Ho vinto, ho fatto tutto, perfetto, ne è valsa la pena. Salviamo questa volta. Se cresce di nuovo è colpa del monotone. Sì, o del monotone o dell'ISO in realtà, purtroppo. Lì sarebbe anche peggio. Vediamo. Si è fermato. Bene. Voi mi dite, perché non vuoi emulare i giochi? Perché vuoi giocarli da console? Per questo. Ultima chance, poi provo a usare PSX, che non so neanche se ce l'ho. Pim 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 pim. E niente, si blocca sempre qua. Allora, andiamo a prendere i salvataggi. Ho IPSX 2.0.5, non so di quanto sia vecchio in realtà. Tarzan, Gran Turismo, Resident Evil, no, non è questo. Ah, Disney Tarzan, perfetto. Però mi serve il programma che, come si faceva, la SRM Memory Card, aveva un nome strano che non troverò mai. Aspetta, forse l'ho trovato. Eccolo, Memory Card Rex. Madonna mia, stiamo andando nei meandri dell'internet. Diventare grande 30%. Lo salvo come Memory Card e la chiamo Tarzan. No, devo chiamarla nello stesso modo. Ok, abbiamo il file Memory Card. E adesso proviamo il PSX. Messo e non concesso che funzioni, cosa che ne dubito. Io non ho idea di cosa sia questa roba qua. Vedo tutto default. Tra l'altro l'emulatore non sta rispondendo. E installo un virus, o no? È crashato il PSX. Bene, adesso però il gioco deve partire. Se non parte il gioco io non so come fare. È partito? È partito. Si è aperto il PSX in un modo. E poi che non si stia partendo niente, sono altri cazzi. Non posso neanche tabbare. Oh cazzo. Forse posso, guarda, se posso usare questo PSX, cioè, ho un altro PSX. Aspettate. Beh, sei visto qualcosa? Questo funziona. Allora, si vede di merda ma non fa niente. Ragazzi, mi dispiace di quello che sta succedendo. Il problema è farlo prendere da OBS. Anche perché mi ha ridotto lo schermo in 640x480. Io vedo un ammasso di pixel in questo momento. Aiuto! Bisogno di sorgente. Guarda, l'ha messo in qualche modo. Il problema è che non c'è tutta. Non c'è più per niente. Dio mio. Questa non è Nostalgia Arcade, questo è Troubleshooting Arcade. Non funziona neanche più gestione attività, perfetto. Che succede alla mia risoluzione? Cosa scegliere in quella risoluzione? Dov'è finito il PSX? Che fatica che sarà. Eccolo! Ragazzi, direi che va bene così. Se posso caricare il gioco, siamo a cavallo. Posso caricare il gioco. Ma con che comandi posso caricarlo il gioco? Sono tutti sbagliati. Come fa? Con che comando scelgo?
Non ho il tasto. Non ti bloccare qua. È andato! Va molto male. Io vedo piccolissimo. Però poi cambiamo di nuovo il monitor. Sono completamente sbagliati i tasti. Sono girati di 90 gradi. No, ragazzi, non posso. Ragazzi, non si può. Che succede? Cosa sto facendo? Non posso cambiare l'impostazione dei comandi perché PSX. È per questo che non uso PSX. Aiuto! Questo è X e questo è quadrato. Io non so perché siano finiti così, eh. Dai, ce l'abbiamo fatta. È stato divertente. Comunque, il mio coltello. Questa volta per davvero. Il mio coltello. Ma che bello con gli uccelli, ma che figa questa cosa che è. Io non vedo niente, è tutto piccolissimo per me. Perdevo la vista. C'è il meme di Skyrim con l'abilità che scende. Nel mio caso è meno 3 diotterie. Noi vediamo bene. Sì, voi sì, io no. Io vi faccio capire quanto è grande per me la finestra su cui sto giocando. Così. Qua c'è il rinoceronte incazzoso più di prima. E questa volta... No, l'ho rotto. Madonna, io sto per piangere comunque. Al di là di tutto, al di là dei problemi. Questa per me è una roba fuori di testa. Io sono... No, mi sto... Adesso, a parte le cazzate, mi sta davvero venendo il magone. Pronto! Quella moneta perché non la puoi prendere? Tarzan, ti fa così schifo? Oh sì, guarda che belle inquadrature però che hanno messo. Saltore della fede. Quanto era bastarda questa cosa. In realtà la vedi... Pensavo ci fosse sempre il ronco sotto, come l'altra volta. Oh no, la scivolata. In realtà te le fanno vedere anche un po' prima. Ok, e a destra. Perfetto, è finito. E questi come li salto però, scusami. Ah, ci sono i nidi rimbalzelli, giustamente, perché cosa non rimbalza in questa giungla? Figlio di chi è padre ormai? Io non temo il copyright. Dunque, chiudo il PSX. Sì, reliquit. Copio questa memory card. Ritorno su Retro Edge così vedo di nuovo qualcosa. Non crashare. E fu così che lo giochiamo tutto su PSX. Sì, ah, come funzioni? Ragazzi, io non so. Ok, salta. Non mi ricordo assolutamente più come funzionasse questo boss. Ho appena ricordato. Guardalo come fiero. E ho capito come lo saltavo, figli miei. Pidi. Che belle musiche ha questo gioco, però. Ok, mi serve un checkpoint. O una banana. O entrambe. Non il rinoceronte. Posso dirti cosa non mi serve. Appunto. Queste sono immortali, però. Se non sbaglio, esatto. Io no. Rinoceronte? No! Abbiamo finito il livello? Ma io non ho finito, mi sa. Ah, sono 3 boss, non 2. Allora va bene. Oddio, boss. Una volta che sai come fare è una cacata. E poi non so perché tutti mi devono odiare. Cazzo, comunque, cioè, viviamo insieme. Ho capito che non sono scimmie, ma con gli elefanti parliamo. Qua c'è l'ultimo boss, mi sa. Non mi stava attaccando. Era la... Oh no, questo è l'attacco nuovo. È la seconda fase. Dove vuoi andare lei? Mi fa più male. È più pericolosa l'aquila. Ma Aquila, non te ne puoi andare via, per piacere. Non mi stai aiutando. Vabbè, abbiamo perso un po' di roba, poco male. Da no, non è il 99%! Questo è un'onta, eh! Sì, babbuino, sei molto carino, ma il copo è di meno. Eccola, qua si controlla Jane. Ed è terribile, perché è fuga, ma peggio. Ma ho già preso danno all'inizio, com'è possibile? Ho già perso una moneta all'inizio, perfetto! Perfetto. Questo lo rifacciamo al volo. Si controlla... Io non so se renda l'idea dal video, ma è peggio di come pensiate. Adesso arriva Tarzan. Non ancora. Va bene, circa. Adesso arriva Tarzan. No. Va bene tutto, ma l'ultima moneta no. Visto che tanto questo è l'ultimo livello di oggi, no. Mi sento male a lasciarla lì. Ok. Con calma, lentamente... Vabbè, andiamo così. Lo faccio un'altra volta. Ragazzi, non so come funzionano i controlli lì. Allora, infatti c'è il parasole che ti protegge dai babbuini che arrivano in avanti. Posso usarlo anche a destra e a sinistra. Perfetto. Ma non prende le monete. Questo è meno perfetto. Babbuino. Ok, almeno il bonus lo possiamo vedere. Dai, vediamo l'altro positivo. Scivolare sugli alberi, di nuovo. Mi ricordavo che tanto scappavano da Kerchak, ma evidentemente mi sto sbagliando. Rovina dell'accampamento. Questo è il livello di Terk, se non sbaglio. Ed era molto... No, questo è video e musica, figurati. Adesso, se non parte, andiamo con l'altro. Dovrei averlo fissato in teoria, però c'è sempre il ma. Salve scimmie, che poi mi ricordo che mi fate male dopo. Allora, come ho detto, ho rifatto i livelli, quindi ho un po' più di vite, perché adesso sapevo come farli. E si controlla Terk. Terk non ha il lancio di frutti, ma ha solamente il rompimento di terreno.
Ecco, queste in teoria sono nostre amiche, però ci fanno malissimo, quindi che... grazie. Ok, dobbiamo usare di nuovo il trampolino per andare dall'altra parte adesso. Che cosa fai, criminale? No, tanto, non ha il grammofono però, 0 su 10. Abbiamo tutto, se non abbiamo preso le monete mi attacco al cazzo perché non c'è più altro. 35. Yes. Ah, di nuovo Crotto Salto nella giungla. Ha perfettamente senso, è quello più a tema col livello attuale, quindi va bene. I funghi, i frutti. E wow, prendilo quel frutto, Terk. Non lo prendi. Che allora che ti devo dire? Se non li vuoi i frutti, poi non si lamenti che scade il tempo, signora Terk. Allora, caso nell'accampamento. Se parte anche questo livello, non ci azzardare, siamo a posto. Qua mi ricordo che ci sono cose indietro, perché sono molto stronzi gli sviluppatori, evidentemente. Quante volte l'ho persa questa zona, ho detto, ma perché non ti ho voluto le monete? Perché il mondo è stronzo. Qua abbiamo... questa cosa che è sempre sacco rida e va bene. Ecco, queste io non ho idea di come si schivino. Così? Bastone, allungati! Ah no, qua danno monete! Cazzo, è vero, stavo andando avanti. Ci sono delle casse che piovono dal cielo che danno monete. Tazza, i barilli, signore dei barilli, cosa sta facendo? Ma io la menno. Allora, le lettere complete, il babbuino anche. Quindi mancano solo le monete a questo punto. Yes! Salviamo subito, il signorina Jane ci aspetta per la... Sì, ho salvato il gioco, Jane, lo so, è il mio. Oh, la fuga di Terk e Tantor. Ok, i frutti qua mi sembrano abbastanza scarsi, quindi non credo che tu possa fare molto, anche perché i tasti non fanno nulla. E ho già finito il tempo però, amici. Ho sbagliato palesemente qualcosa. La capanna sugli alberi, ecco, qua è stato il punto in cui non ti azzardare. Io in questo punto qua ci sono stato tipo 20 anni, perché non capivo mai come si potesse superare il buco. Si superava con le liane. Spoiler, funzione speedrun no damage. L'ho visto troppo presto. Sai che non so dove farlo quel salto lì? Perché se vado troppo in alto, mi sa che è meno meglio. Che potevo dire anche peggio. Perché non ho detto peggio? È meno meglio, va bene, va bene. Che patate gli ippopotami. Che cazzo sei? Pronto? Che sono pipistronzi questi. Pronto? Oh no, ho perso la A. E no ragazzi, ma qua è finito il livello. Perché non credo ci sia qua. Qua c'è solamente... infatti, su quei cosi viola sì, ma mi faccio malissimo. Mi sono fatto più male così. Cioè, posso farlo, ma non rimbalzo, quindi è inutile. Ed è molto strano aver perso la A così, perché la A, in teoria, una moneta già la vedrei più normale, ma una lettera. Ho ripreso il checkpoint, che cosa buffa anche questa. Ho trovato la A! Ho trovato anche l'aglio! Fermi, non mi stanno locate! Ok. Tra l'altro, oh no, se hai visto il limite del... se hai visto il bordo dello sfondo! Aspetta, te lo rifaccio vedere. Guarda, finisce lo sfondo! Vabbè, poverino, povero Tarzan, lo sto bullizzando. Grazie del checkpoint, qua ne avevo bisogno. Ho capito, figli miei. Io questo non capisco come fare. Così, a caso. La barca che oscilla, sì, questo era il mio livello preferito. Poi, tra l'altro, è molto buffo che cambi prospettiva per la prima volta, perché tipo muove non ti azzardare in tre dimensioni. È una cosa che non mi aspettavo la prima volta che l'ho giocato, anche perché non ha molto senso in realtà dopo 12 livelli tutti in 2D. Però lo accettiamo. Guarda il Chad Tarzan come si muove bene. Queste non credo siano rompibili. Non sono rompibili, infatti. Ma che, ma non è giusto, ce l'ho sopra, non possono farmi male se ci sono sopra. Ma scusami. Ma no, ma è bravissimo. Best IA ever di ogni videogioco. Mi è sempre dato un sacco fastidio che le lettere qua le prendi in modo totalmente sparso. E gli uccelli, io non so come fare a scrivere questi. Io vado di cattiveria. Sta funzionando. Ha funzionato, perfetto. Ma aspetta, ma posso farlo davvero senza essere colpito mai andando solamente a sinistra? Perché questa è la frontiera del culo. Ok, no. Oh no, c'è il signor Falcioni e non ho frutti. Quindi userò il coltello. Me lo credo molto più forte lui. Adesso c'è il livello che mi ha bloccato per tipo un mese da piccolo. Arriva Tarzan. Dai. Oh, il rinoceronte impazzuto. Dio mio. Che ansia questo livello. Aio. Ma quanta vita mi ha tolto? Ah, questa deve romperla io. Questa cosa che la cassa non oscilla è sbagliatissima comunque. I controlli mi ricordavo molto meglio. Si va dritti senza fermarsi, altrimenti i pipistronzi ci... Ah, l'alligatore. Qua c'è la parte con tanto che se non riusciamo a fare, mi sa che dobbiamo fare il livello da capo. Ok, la R è presa. Questi... Ah, è...
Mi sono risposto da solo. Ehi, i comandi non sono stati pensati per il 3D, sì sì. Sono molto scattosi per il modo in cui si muove. Sia con... anche con analogico non sono mobili. Ok. Fatto? Fatto. Allora, ma che fatica. Ma che fatica. Ma i comandi, perché si ferma quest'uomo? E va bene, come volete voi. Ecco perché mi sono bloccato da piccolo. Così va meglio, non molto. Puoi non bloccarti contro le pareti invisibili? Please? Potresti non farlo per 5 minuti? No. Quello che lì è uccidibile. Pensavo di doverlo fare dopo, onestamente. Come sono fatti? Ok, a posto, a posto, a posto. Però, madonna mia, i comandi di questa parte qua sono un inferno. Finché devi saltare e andare avanti non sono neanche così tragici, ma questa è proprio terribile. E qua ci sono i loro cugini, poi, tra l'altro. Ma perché lanciano i frutti pure loro? Ma perché mai dovrebbero? E qua ti pare che non devo farlo due volte? Fermatelo! Che paura! Stanlocco, 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 stanlocco. Signor Clayton, arrivo a farle il culo. Colpire Clayton nel livello successivo. Non l'ho mai fatto, lo farò questa volta. Voglio vedere come funziona, perché non avevo idea si potesse fare. Ah, il tipo. Non credo. No, sono tutti morti gli animali, Jay. Non è bellissima in questo periodo. Allora, vediamo come funziona lanciare i frutti a Clayton. Non così. Io ho sempre fatto così. Cioè, mi sono sempre fatto colpire per prendere le lettere. Perfetto, quello cadeva. Colpisci col coltello? Io non sono convinto di aver capito come. Senti, arriviamo alla fine, che altrimenti finiamo le vite. Perché i frutti... No, li posso lanciare. Ah, si stordisce. Che cazzo? Ma questa cosa è magia. Vabbè, una volta che lo teniamo distante è una cacata. Monete non ce ne sono. Il babbuino non c'è, quindi abbiamo finito. Basta non morire adesso. I pangolini. E poi perché fanno male a me e a lui no? Ti ho presa adesso. Ok, devo ricoprirlo quando ride, mi ricordo. Ma se abbassi bene. Ho premuto il tasto, però non ha fatto quello che gli ho detto. E tanto ormai sono morto. Dai che manca poco. Piu piu. No. Ho sbagliato, per un pelo. E io devo lanciarli sempre perché. Ma no, perché ha detto di saltare, Tarzan? Vabbè, l'ho colpito lo stesso, però non ho più vita. Ce la faccio. Ce l'ho fatta. Però ancora uno di vita. Cioè uno di distanza. Non so chiamare la vita, è un po' sbagliato effettivamente. Abbiamo vinto. Perfetto. Salviamo per il 100%. Che tra l'altro il bonus del 100% sono dei filmati, quindi non possiamo vederli. Ragazzi, è stata un'avventura. È stato molto figo, perché è forse il gioco a cui sono più affezionato a livello emotivo. E riviverlo è, stranamente è invecchiato molto bene questo. Comunque. Quindi non posso lamentarmi, a differenza di Aladdin e Brave, che comunque sono peggiorati da ricordi, questo, al di là dell'ultimo livello, cioè di Arrivi Tarzan con il combattimento contro i deficienti con il coltello, che sono qualcosa di vergognoso, è un buon platform. No, siete fine gioco, professore Buffy. Per me 7,5, anche per me tutto sommato, è un buon platform, è divertente, i comandi funzionano abbastanza bene, tranne nella parte in... appunto in 3D, non tanto per i salti, finché ti continui a muovere sono anche responsivi, il problema è quando devi combattere e lì sono ingiustificabili. Ragazzi, io vi ringrazio un sacco per la compagnia, da GBG è tutto, alla prossima live!